Buongiorno. Eccoci, buongiorno a tutti. Da Lorenzo Pirovano, io sono lavoro nel team di Accenture Products per l'Italia per Société Générale. Sono qui con Pierpaolo Scandurra. Buongiorno, buongiorno a tutti anche da parte mia. Allora, quello che volevamo introdurre oggi era più un argomento a tema, diciamo, più educational che non proprio sul prodotto in sé, poi parleremo anche di prodotti, ma l'idea era quella di partire da un overview di quello che sta succedendo un po' sulla volatilità, che è un po' il cuore pulsante di quelli che sono i derivati e anche i certificati, ovviamente. Diciamo che... Allora, un attimo solo. Sì, no, perché abbiamo fatto una soluzione d'emergenza e purtroppo non riusciamo a proiettare. Dalla prossima ora riusciamo, perché... Prego, prego, prosegui pure, tanto abbiamo a casa 700 persone che stanno... Va bene. Allora... Anzi, esatto, per le persone a casa ricordiamo che andremo in onda per tutto il giorno e potete rimanere collegati a questo link che potete usare ovviamente anche voi eventualmente, ok? Perfetto, scusate per questa piccola cosa per le persone in sala, proseguiamo pure, prego. Perfetto, allora... Ci scusiamo anche per le persone in sala. Allora, la cosa che volevamo rapidamente farvi vedere in realtà è quello che succede alla volatilità, cioè partendo un po' dal punto di vista, tra virgolette, filosofico. La volatilità fino al 93 è stata un asset class che era lì, cioè era un parametro che si prendeva, si usava per misurare il rischio di posizioni, qualsiasi cosa. Nel 93 è stato creato il VIX, che è il principale quindi indice che segue la volatilità implicita sul S&P 500. Dal 2004 sono stati introdotti i futures sul VIX, quindi la volatilità è diventata qualcosa che si può comprare, vendere, investire. C'è un vecchio adagio che dice che in realtà quando qualcosa diventa una misura diventa un target, cessa di essere una misura, no? Quindi di fatto... quello che era prima una misura del mercato della volatilità diventa qualcosa investibile, quindi perde il suo valore di misura. Se vogliamo, quello che è diventato oggi il metro di misura di questo mercato è in più che altro il cosiddetto V2X, cioè l'indice che segue la volatilità della volatilità. Okay? Quindi la volatilità è passata da essere una misura a essere un target, qualcosa che si può investire. All'inizio questo è stato sfruttato dai trader abbastanza bene con le strategie di, possono essere relative value, possono essere strategie in opzioni o chiaramente gli hedge fund usano strumenti più sofisticati o varie dove si può fare sostanzialmente molta più attività e si può fare scommesse ad esempio long e short su ad esempio la volatilità di due titoli, quindi cose molto più complesse. Come vedete dal grafico che abbiamo proposto, c'è stato dal 2004 al 2012 un premio da raccogliere nel mercato della volatilità, ok? Quindi abbiamo evidenziato il valore di strategie short e long sulla volatilità in generale, senza prescindere dagli strumenti utilizzati. Questa è fonte della nostra ricerca e vediamo che fino al 2012 il ritorno fatto 100 è positivo, ok? Quindi c'è un trend, quindi c'è un premio da raccogliere usando strategie in volatilità. Dal 2011 ovviamente inizia a esserci la fame di rendimenti, ok? Quindi la gente, l'investitore e i fondi iniziano a fare carry trade, tipicamente vendevano put, di fatto si vende put, quindi carry trade vuol dire che io guadagno semplicemente dal mantenimento di una posizione a trascorrere del tempo. Si vede però nel grafico che vi proponiamo che a un certo punto, in realtà, mentre prima le due strategie guadagnavano entrambe, a prescindere dal long e short, cioè si riusciva a estrarre un premio, un alfa, in qualche modo... Sì, l'unica cosa, vediamo anche lo schermo, perché da casa non stanno vedendo... C'è sotto il tasto share screen, ok. Allora, e poi l'altra cosa, Pierpaolo, se riesci a inquadrarti anche tu, metti il computer appena più lontano, c'è anche appunto Pierpaolo Scandurra con noi. Perfetto. Da zoom, ok. Vai così. No, lì che ingrandisci e l'altro. Ok, un attimo solo, così vedono anche da casa la presentazione. Scusate. No, figurati, allora.
velocissimissimo, siamo qua. Perfetto. E qua sotto c'hai share screen, ok? Il schermo intero e andiamo, vai. Perfetto, allora così dovremmo esserci. Ok, allora, come vedete, dicevo prima, nel primo grafico si vede un po' quello che è stata gli ultimi anni fino ad adesso, l'andamento di strategie in volatilità. Vedete che a un certo punto ha iniziato a prendere, questo era prima il grafico, dal 2004 al 2012, quindi c'era un premio da estrarre. Adesso le strategie si muovono in maniera sostanzialmente... Tu una cuffia non la rimedi, no, in nessun modo. Una scommessa direzionale, quindi se essere long o long o short, cioè non c'è più un premio in più, o restare da una strategia o dall'altra. Lo so. Diciamo, la cosa, come vedete, è stata inasprita dal punto di vista dal 2020, quindi quando è partita la pandemia. Diciamo, quindi, come vedete, le strategie long hanno sovraperformato, le strategie long hanno molto sotto, le strategie short hanno molto sottoperformato. In effetti, questo è il momento in cui le strategie long sono tornate, diciamo, di interesse per quanto riguarda la volatilità. Long vuol dire, ad esempio, il banale compro call, eccetera, o compro put. Allora, quindi, la volatilità si è modificata in tre possiamo individuare tre motivi per cui la volatilità sta cambiando. La prima è appunto quello che hanno fatto le strategie di carry, ok? Che succede vendendo put at the money o call at the money, sostanzialmente quello che è successo alla volatilità at the money è stata una compressione, diciamo, perché tutti vendevano su quegli strike la volatilità, quindi la volatilità at the money, quindi intorno al 100% dello strike, si è compressa. È invece aumentata nelle code della distribuzione di rendimento, ok? Quindi vuol dire che le persone cercano assicurazione, quindi cosiddetto, vuol dire che si vede nel mercato una certa cosiddetta skew, quindi asimmetria della struttura di volatilità. Le persone cercano assicurazione, quindi comprano delle put, se hanno delle posizioni short comprano delle call. Fatto, poi lo vedremo. Il secondo impatto è quello del trading algoritmico, cioè la volatilità entra nel modo di nella funzione, diciamo, con cui viene calcolata la liquidità. In realtà è il contrario, la liquidità entra nella funzione in modo in cui viene calcolata la volatilità. Quindi questo corrobora un po' un ciclo vizioso in cui se c'è liquidità c'è meno volatilità, se non c'è liquidità c'è più volatilità. Questo era vero prima, col trading algoritmico si è ulteriormente corroborato. E poi il terzo è quello che possono fare le banche centrali. Sapete, le banche centrali, c'è la cosiddetta Fed Food, quindi se c'è un problema io faccio politica espansiva. Questo è poi quello che succede, diciamo, è successo nel mercato, questo a marzo. Come vedete, a gennaio, queste sono le distribuzioni di rendimenti, sottoscritto volatilità implicita, in realtà questi sono i rendimenti estrapolati tramite una tecnica puramente matematica dalle opzioni sull'S&P 500, questo in particolare per il mercato americano. Come vedete, prima a gennaio c'era semplicemente una curva, tra virgolette, quasi a campana, la, diciamo, curva tipica del rendimento, con la coda, diciamo, ribassista più grassa. Dopo l'evento di marzo, si è assistito invece a una, se vogliamo, polarizzazione della curva dei rendimenti, che ha iniziato a apprezzare solamente due eventi, cioè dal lato ribassista e rischio economico, dal lato rialzista il supporto delle autorità di politica monetaria, okay? E il supporto fiscale. Quindi si è passato da una cosiddetta distribuzione unimodale, cioè con una sola moda, il punto più alto, a una distribuzione bimodale, cioè con due picchi. Questo vuol dire che la volatilità è, come vedete, in realtà, diciamo, il range di ritorni possibili si è espanso notevolmente, quindi gli scenari estremi sono molto probabili. È invece meno probabile parte centrale della curva, dove invece c'è la volatilità effettivamente depressa per tutti i motivi che vi ho detto prima, sostanzialmente. Quindi questo, come vedete, quindi ha delle ripercussioni anche su come poi intendiamo il mercato. Devo dire che diciamo, una delle cose che ha generato questo è rinnovato interesse verso le strategie di long vol, come abbiamo detto prima.
Ricordiamo che questa è volatilità implicita, ok? Quindi non è volatilità, è quello che il mercato si aspetta, oltre aggiungendoci anche i premi, casomai, per il rischio che il mercato si vuole prendere, avendo quelle posizioni. Quindi non è esattamente la volatilità realizzata, che potrà essere ovviamente diversa in futuro, ma è quello che da qui a un anno il mercato si aspetta, il mercato sulla diciamo, come parametro di volatilità. Quindi una delle cose che volevamo introdurvi è che in realtà noi abbiamo tante strategie come emittente che possono cercare di raccogliere comunque anche queste situazioni di mercato. Cosa fa un trader sostanzialmente anche in strutture di opzione? In realtà quello che si fa di solito è c'è una skew, quindi di solito si vende lo strike che è più alto, si può passare anche più, cioè, diciamo, lo strike con volatilità implicita più alta e si compra lo strike con volatilità implicita più depressa. Di solito si mettono in piedi strategie di spread, qualcosa che permette di fare scommesse su due scadenze, che è questo di solito. Oppure si può, come detto, andare lungo volatilità. Il classico trade lungo volatilità e lunga gamma è lo spread, ok? Quindi compro due opzioni, in questo caso due warrant, su un determinato sottostante e, diciamo, con lo scenario in cui il sottostante si muova molto dalla combinazione che ho scelto. Quindi in questo caso abbiamo scelto una combinazione più o meno centrata sullo spot, con dei break even a meno 10,8 e più 15,8%. Quindi se il sottostante si muove al di fuori di questi range, la struttura è in positivo. Abbiamo scelto 10.000 euro, si può fare anche con 1.000, nel senso che è semplicemente un esempio per dirvi che questo è un tipico trade che si fa quando si vuole andare in volatilità. Ci aspettiamo in realtà che questa situazione di elevata volatilità permanga per un po', almeno finché con le macchine, si sarà stabilizzata, ci sono tanti rischi anche geopolitici e economici sul mercato, quindi per noi la volatilità bisogna rimanere in politica. Non so, Pierpaolo, se vuoi intervenire con qualche riflessione, come usi? No, per il momento diciamo che veramente è stato un utilissimo excursus per capire un po' come si è mossa la volatilità del tempo. Evidentemente chi utilizza strumenti derivati non può fare a meno di considerare la volatilità, quindi a maggior ragione da quando, da marzo a questa parte, ad oggi, la volatilità è salita, ci sono state anche determinate opportunità sul fronte volatilità. Poi non so se vedremo anche come impatta la volatilità sui diversi strumenti, perché giustamente Lorenzo ha detto l'acquisto di call e put con una volatilità in aumento mi porta ad avere un guadagno perché incide positivamente proprio sul valore di queste opzioni, e quindi le strategie long volatilità si possono fare con queste opzioni classiche. Poi ci sono anche opzioni cosiddette esotiche a barriera, che sono quelle dei certificati, dove invece l'incidenza è negativa. Quindi credo che, ecco, ad esempio personalmente io li utilizzo molto proprio per quel tipo di strumenti. Esatto. Infatti... Ecco, scusatemi, tra l'altro ci sono anche diverse domande da casa. Ricordiamo che oltre alle persone in sala abbiamo tantissime persone. Magari ricordo alle persone a casa di fare le domande durante il live, così verso la fine abbiamo anche tempo, un quarto d'ora di recuperare sicuramente. Riusciamo a rispondere a tutte, poi magari lasciate come sempre riferimenti per potervi contattare. Però una domanda ve la voglio fare subito, perché è legata agli andamenti del mercato degli ultimi giorni. Come ci si può proteggere in questi giorni? Proprio fatta facile, ce lo chiede Pietro, lo ringraziamo, e insieme a lui poi ci sono le domande di Leonardo, Matteo, Giuseppe, tantissimi collegati. Ripeto, poi rispondiamo alla fine, ma magari questa può interessare anche date le condizioni di mercato di questo periodo. Allora, qui la protezione, diciamo che appunto tipicamente di solito si fa con delle put proprio molto molto semplicemente. In realtà le put, specialmente le opzioni put e i warrant put, i cover warrant put, sono abbastanza costosi per la skew che dicevo prima. Se voi vedete, nel nostro esempio che abbiamo fatto, sostanzialmente la posizione in strangle è 3/4 warrant put, ok? Quindi perché ha un costo elevato, proprio perché in realtà questo è quello che il mercato cerca in realtà in questo momento, cioè la protezione,
Non so se avete visto anche, non so, l'andamento peculiare di Tesla, quando era molto alto. Le opzioni put sono in quel caso hanno rotto la simmetria inversa che c'era con Tesla e sono andate molto su. Quindi in quel caso il prezzo delle put andava su col titolo, quindi il costo di copertura su Tesla diventava assolutamente enorme. Questo è un caso estremo, diciamo. Però in generale, quindi proteggersi di solito si fa con o posizioni o sostanzialmente derivati con barriera, quindi di solito Pierpaolo li usa nelle strategie che di solito implementa. Noi abbiamo ad esempio si può usare un corridor, si può usare una combinazione di corridor e short sul titolo. Non so Pierpaolo se vuoi Sì, elaborare un diciamo pochino. che io in questo momento per quello che riguarda la protezione dei portafogli, in effetti poi bisogna anche capire su quale orizzonte temporale, cioè ti vuoi proteggere per l'autunno, perché si prevede che comunque possa essere un autunno caldo, ti vuoi proteggere per un periodo un po' più lungo e chiaramente ci sono gli strumenti adatti. In linea di massima, chi già sa padroneggiare le opzioni, una costruzione di coprotezione con le put se le può fare, però in questo momento sono, come dicevamo, abbastanza costose. Viceversa, i certificati, in particolare a leva variabile, sono comunque uno strumento che si può utilizzare per le coperture di portafoglio, e tra questi, chiaramente, con una leva quindi non fissa, ci sono appunto i corridor o comunque gli stay down, che sono dei prodotti che agiscono proprio dando un guadagno in una fase di discesa del sottostante, cioè c'è una barriera posizionata al rialzo, e questi strumenti, se questa barriera non viene rotta, quindi se io devo coprirmi, devo puntare sul fatto che il sottostante scenda, ecco, questi strumenti pagano un premio fisso di 10 euro a certificato e quindi si può costruire una strategia. Il prodotto a leva fissa può eventualmente anche andare bene, però più per un orizzonte temporale di breve termine, perché sul lungo periodo c'è l'incidenza del cosiddetto interesse composto, compounding effect, che potrebbe non aiutare. Quindi diciamo che la copertura di portafoglio si può fare con diversi strumenti, partendo proprio dalle opzioni, che sono poi la base di tutte le strategie, che poi vengono tradotte in prodotti negoziabili da chiunque, proprio come i certificati, piuttosto che, come abbiamo detto, sia che poi anche stay up, stay down sono comunque certificati. Diciamo che il nostro mestiere è anche quello di mettere a disposizione del pubblico una gamma che possa essere, diciamo, cosiddetto all-weather, cioè che vada bene per tutte le stazioni climatiche del mercato. Io, diciamo, sulla base di dove si espone con la volatilità, abbiamo fatto questa scaletta che sostanzialmente dice su che volatilità si sta comprando, si sta prendendo quella volatilità intraday, non so, quindi quei certificati a leva fissa in realtà è molto direzionale, più che la volatilità è proprio la volatilità che genera spostamenti di prezzo, quindi opportunità di acquisto. I covered warrant, aggiungerei nel primo balloon anche i corridor stay up, stay down, specialmente se sono molto vicini alla barriera. Quindi questi sono i casi in cui chiaramente la volatilità si... Diciamo, si cerca di andare su volatilità intraday. Nei casi del core warrant, in particolare, sempre al rialzo, ad esempio, per corridor stay up, stay down, invece dipende. In generale, la volatilità è sempre al ribasso, in generale, a parità di altre condizioni. Sulla posizione sottostante dipende dalla struttura. Più sul lungo termine, più andiamo su breve termine, sono stay up, stay down, corridor e covered warrant, che possono essere usati anche in entrambi i casi. Sul più lungo termine abbiamo, ma qui metterei anche i bonus, quelli specialmente quelli a breve, sempre, i bonus sono sempre corti sulla volatilità, quindi si deprezzano se la volatilità sale. Più sul lungo termine, quindi ci sono i cash collect, i bonus, i certificate, quindi se diciamo che guardano un po' la volatilità, diventano un orizzonte, cash collect hanno un orizzonte ad esempio di 3 anni, possono essere 3 anni di orizzonte, quindi dipenderanno dalla volatilità attesa anche a 3 anni, quindi sono tantissime, quindi sulla parte lunga della curva, diciamo. I leva li conoscete benissimo, terrei a dire che sono strumenti intraday, quindi in questa analisi vanno utilizzati intraday, quindi puro trading,
su più giorni, come scriviamo nella slide. C'è il rischio di, anzi, la volatilità in realtà è un va contro la strategia, perché più è volatile, più il cosiddetto compounding effect è elevato. Ok, quindi va bene i mercati direzionali, va male se il mercato è volatile. Ok, sì, questo è un po'. Sì. A proposito dei certificati della classista, ormai ci sono proprio delle fazioni, no? Tra chi li ama e chi, a un certo momento, non voglio proprio esagerare dicendo li odia, ma quantomeno li utilizza con molto scetticismo. In realtà, personalmente io non sono uno degli amanti, non ho mai nascosto il fatto che prediligo altri strumenti, però li utilizzo, cioè quando c'è una determinata situazione li acquisto, chiaramente come tutti gli strumenti disponibili, non bisogna avere un preconcetto. Sicuramente se oggi volessi puntare sul rialzo o sul ribasso di Tesla non comprerei un certificato a leva fissa, eventualmente lo farei ma con un leva fissa 2. Un leva fissa va proprio al massimo 3 e già è un problema. Perché? Perché chiaramente se noi aggiungiamo ad uno strumento che è caratterizzato da un restrike giornaliero, cioè vuol dire ogni giorno si fissa il nuovo strike, e questo fa sì che ci sia questo interesse composto nei rischi del prodotto. Se però il sottostante a sua volta è soggetto ad una volatilità così elevata, l'abbiamo visto proprio in questi ultimi 3 giorni, Tesla ha fatto ieri in intraday era a meno 4 e ha chiuso a più 2 dopo essere arrivato a più 6, quindi praticamente un'escursione giornaliera di 10 punti percentuali. Il giorno prima aveva fatto meno 12, cioè se tu hai un prodotto a leva 5 su uno strumento che ti fa giornalmente il 10 o 12%, poi non ti devi meravigliare purtroppo se quello strumento, se vai nella parte sbagliata, perdi il 60%, ma se anche vai in quella giusta c'è il rischio che il meno 10 più 10 meno 10 non ti riporti esattamente dove stavi. Quindi lo strumento a leva fissa, e volevo appunto confermare che è un ottimo strumento per l'intraday e eventualmente anche per il multiday. Faccio un esempio, io l'oro o piuttosto che qualche materia prima volentieri utilizzo lo strumento a leva fissa. Anche per l'euro-dollaro, perché i momenti in cui c'è alta volatilità sull'euro-dollaro non è che siano tanti. Cioè, adesso che si è mosso molto, ha fatto da 1,19 a 1,16, poi era salito da 1,09 a 1,19, ma è stato un movimento importante. Quindi un prodotto a leva 2 o a leva 3 sull'euro-dollaro, piuttosto che su una materia prima che non si muove tantissimo, ecco, non il petrolio, già è più rischioso, però si può utilizzare. E questo chiaramente anche per l'incidenza della volatilità sul sottostante. Sì, come vedete, infatti, la parte di trading privilegia anche i certificati della fissa, in realtà fanno ancora la parte del leone sul volume tradato, ma è questo che servono, cioè volumi intraday. Devono generare volumi di trading, quindi è giusto che sia così il mercato. Gli spread sui prodotti a leva fissa sono molto più esatto. Dalla presenza di molti trader intraday, di conseguenza si restringe lo spread, tu in pochi minuti riesci ad ottenere la parità e il guadagno. Quindi nascono proprio con quel concetto e non a caso sono quelli che attraggono i maggiori volumi. Ci sono i cover adesso sono stati lì per 20 anni essenzialmente. Adesso li stiamo un po' tirando fuori perché pensiamo che in questa situazione in cui appunto si cerca di andare lunghi volatilità, non sono strettamente certificati, appunto sono covered, però secondo noi, appunto con la strategia vista prima, possono trovare un qualche interesse, specialmente magari sul mercato delle opzioni, se uno va a cercare sul mercato delle opzioni, specialmente su alcuni strike, magari non c'è neanche la contribuzione. Sui covered più o meno qualcosa si trova, lo spread ovviamente sugli strike è molto più fuori, è elevato, però comunque si trova magari qualche prezzo che sulle opzioni invece a volte qualcuno non è disposto a quotare. Poi abbiamo i corridor sostanzialmente qui, come abbiamo detto, corridor step upside down sono ribassisti sulla volatilità, ok? Quindi guadagnano se la volatilità scende, ok? Perché semplicemente quando la volatilità scende, toccare barriera è meno probabile. Quindi in questo frangente, stessa cosa, step upside down con una barriera sola. Quindi in un frangente in cui magari ci si attende una normalizzazione di questo tipo di situazione, quindi quando l'attività si torna a comprimere verso il centro, potrebbe essere
un'idea, magari fare uno di queste strutture, ok? Visto che la probabilità nelle code diventa meno elevata. Ad esempio, a parità, se questa curva tornasse a gennaio, come vedete, in realtà la riduzione dello spostamenti è più sulla parte rialzista, ok? Perché se vedete la coda, diciamo, sinistra, abbiamo che, diciamo, la situazione pre e post non è che è variata di molto, c'è più probabilità di eventi estremi, c'è molto invece più stacco, diciamo, tra le due curve sulla parte destra. Quindi potrebbe essere magari un'idea, non so, uno stay down, ad esempio. Uno stay down con 125, ovviamente se la curva si comprime e si torna, diciamo, a livelli che c'erano a gennaio, ovviamente bisogna guardare sempre la posizione sottostante rispetto alla barriera, però a parità di condizioni lo stay down si alza di prezzo rispetto al prezzo di acquisto, ad esempio. Poi abbiamo, quindi questo è, diciamo, quello che ha detto Pierpaolo, il prezzo di liste ups e down e corridor oscilla tra 0 e 10, più vicino a 0 più c'è leva, più è vicino a 10 meno c'è leva, ok? E quindi ovviamente di conseguenza più è vicino alla barriera più il rischio è elevato di perdere il capitale. Se tocca barriera il prodotto si disattiva, ok? Quindi a 0, quindi per questo è un prodotto a leva. Più è lontano dalla barriera più il rischio è basso, e diciamo è di conseguenza il ritorno fatti 10 euro è basso. Posso, Lorenzo, a proposito degli certo. Stay up, stay down e corridor, allora i corridor avete credo compreso, ma insomma lo possiamo ribadire ancora una volta, sono caratterizzati dalla presenza di due barriere. Quindi prendiamo il sottostante, non so se hai qualche esempio anche concreto, altrimenti lo raccontiamo. Qui ho solo il MIB, okay. Però non so se... Allora, prendiamo il titolo EMI, sì. Oggi sicuramente è sempre uno dei titoli più conosciuti, voglio dire, più o meno quanto vale lo sappiamo tutti. Prendiamo il titolo EMI che attualmente quota è intorno ai 6,90 euro. Immaginiamo di avere uno strumento che scade a dicembre, quindi siamo oggi a ottobre, ormai quasi ottobre, scadrà a metà dicembre, il corridor avrà due barriere, la prima posizionata al ribasso, quindi ipotizziamo a 5 euro, la seconda posizionata al rialzo, immaginiamo a 12, 11, 12 euro. Se Eni durante la vita, da qui a dicembre, non tocca né la barriera bassa né quella alta, quindi non le deve mai toccare intraday, il certificato rimborsa un importo fisso di 10 euro. Quindi noi oggi, ad esempio, lo acquistiamo, visto che stiamo più o meno nel mezzo, lo acquistiamo intorno ai 5 euro, vado a fare un'ipotesi, e quindi possiamo raddoppiare il capitale. L'incidenza della volatilità giustamente è fondamentale. Perché? Perché se la volatilità in questo momento tende a crescere su Eni, cosa che sta facendo in questi giorni, c'è maggiore probabilità che le escursioni diventino più alte. Quindi tendenzialmente ad un'alta volatilità corrisponde una discesa del sottostante e quindi ecco che si avvicina alla barriera a 5 euro e il prezzo tenderà verso lo zero. Il problema è che quando c'è alta volatilità anche i rimbalzi sono più importanti, quindi paradossalmente inizi ad allontanarti dalla barriera dei 5 ma diventa più rischiosa anche quella che sta sopra. Questo è il motivo per cui io da qualche mese a questa parte ho personalmente messo un attimo da parte i corridor e ho privilegiato l'operatività su stay up, stay down, perché quantomeno hai solo una barriera a cui guardare, perché stay up c'è solo la barriera al ribasso, quindi quella dei 5 euro. Quindi se a un certo punto Eni inizia a rimbalzare non hai il problema che ti si avvicina quella che sta sopra, perché non c'è. E quindi allontanandosi dai 5 euro il prezzo tende a crescere. Viceversa, e così per rispondere anche alla domanda, ribadire quanto avevamo detto prima a proposito della copertura, lo stay down oggi può essere un'idea se si crede che si è arrivati all'alba di un nuovo ribasso e quindi magari potrebbe esserci nelle prossime settimane e quindi in quel caso ovviamente la barriera è al di sopra. Devo dire che per chi ci segue già da tempo, negli ultimi 2-3 mesi abbiamo portato a casa, Lorenzo lo sa perché credo abbia letto, abbiamo portato a casa un bel risultato su uno stay up su Leonardo che era stato acquistato il 22 maggio quando Leonardo toccò 5,14 di quotazione, la barriera era 5 euro e quindi in quel momento lo strumento valeva molto poco, considerate quotava 1,10 euro.
quindi era da lì pronto a rompere la barriera. Poi Leonardo ha rimbalzato, la volatilità in estate è scesa e questo certificato è arrivato a quotare circa 8 euro in estate. Poi personalmente ci ho costruito una strategia con copertura sul sottostante, ma questa è una cosa in più. Sta di fatto che è passato da 1 a rimborsato a 10. Quindi si è potuto effettivamente ottenere un guadagno al 900% grazie al fatto che la volatilità in estate è tornata a scendere. Quindi su questi strumenti, che ritengo che siano ovviamente da utilizzare anche in alternativa al trading, perché spesso noi individuiamo dei supporti o delle resistenze su dei grafici e con questi certificati impegniamo molto meno capitale ottenendo lo stesso risultato, siano assolutamente validi da guardare se adesso dovesse salire la volatilità come in questi giorni sta accadendo, magari in prossimità delle elezioni americane un picco di volatilità, dopodiché sulla scadenza a dicembre ci sarà un mese di vita residua più o meno e quello secondo me sarà un ottimo momento per guardare gli stay up, stay down, perché la volatilità potrebbe a quel punto tendere a scendere un po', il mercato si è tolto la preoccupazione delle elezioni americane e quindi c'è più visibilità anche su queste, sulle scadenze di dicembre. Quindi ecco, sono ancora, diciamo, ormai sono abbastanza conosciuti, però l'approccio è ancora molto molto cauto, come è giusto che sia. Però devo dire che la strategia su Leonardo, poi i volumi magari li conosci meglio di me, la strategia su Leonardo ha avuto parecchio seguito, no? Perché c'era comunque anche un aggiornamento da parte nostra di quella strategia. Però era per far vedere come si possono utilizzare senza rovinarsi, perché la paura degli stay up, stay down è che si azzerano. Cioè chi non li compra è perché dice ma io se però tocca la barriera in qualsiasi momento perdo tutto. E io su questo tema rispondo sempre che dipende quanto ci hai investito. Se tu oggi compri le azioni Eni, non penso che investi 200 euro avendone 30 o 40 mila sul conto. Magari almeno 5 mila, 6 mila ce li metti. Viceversa, sullo stay up, stay down, veramente puoi investire 200 euro perché la leva ti porta praticamente a fare un risultato anche di 1000, 1500, 2000 euro se va bene. Ok. Quindi, tra l'altro, a proposito del post abbiamo lanciato da poco una nuova emissione sulla scadenza di marzo. È un po' più lungo, spero, quindi ci sono tanti eventi in marzo. Quindi, probabilmente qualcuno di questi prodotti che fai più aggressivi sarà toccato appunto da questi picchi volatilità, però dopo, quindi sarà poi, aggiorneremo poi la gamma più in là dell'anno, sempre su marzo. I bonus. Siamo sulla parte un po' più lunga, i bonus sono un po' a metà, si possono fare anche a 6 mesi, tipicamente si fanno anche 6 mesi, un anno, anche un anno e mezzo. Noi li proponiamo in formato recovery, cioè emessi, diciamo, tra virgolette, sotto 100, in realtà sono emessi a un nominale minore di 100 con un rimborso massimo a 100, ok? Quindi ad esempio emetto 80, rimborso al massimo 100, il mio bonus è più del 120%, del 105%. Quindi sostanzialmente pagano un importo, questo importo, se non è mai stata violata una determinata barriera al ribasso nel caso di bonus normali. Nel caso dei bonus cap normali, la barriera è osservata americana alla chiusura di ogni giorno. Nel caso dei top bonus, i recovery top bonus, la barriera è europea. Ok? Quindi anche qui, se vogliamo, sulla barriera europea, quindi la protezione aggiuntiva, nel senso che il fatto che si osserva sulla scadenza, quindi ci potrebbero essere anche delle opportunità di acquisto all'interno della finestra, molto di più, no? Specialmente nel caso di volatilità. Anzi, direi che sotto barriera la volatilità in realtà funziona esattamente al contrario, cioè io voglio che torni sopra barriera la scadenza, no? Quindi se c'è un bonus sotto barriera, io ho una propensione a rischio abbastanza elevata, è una barriera europea la volatilità si alza, in realtà c'è probabilità che poi a scadenza quella barriera non venga violata. Quindi il prezzo in realtà ne risente in modo lievemente positivo. Non è una posizione a leva, quindi comunque diciamo una posizione con nominale, quindi non è lo stesso impatto che c'è magari su altri prodotti, però comunque le greche sotto barriera nel caso europeo funzionano in modo un po' diverso.
Ultimo, quelli più a lungo termine, diciamo, che abbiamo sono i cash collect, che hanno orizzonte sostanzialmente di, abbiamo detto, possono avere 2 anni, possono avere 3 anni. Qui sono proprio strutturati per avere, diciamo, i income, quindi posizioni, il flusso cedolare, che in parte si può usare anche per una specie di cauzione sulla posizione totale, no? Nel senso che più incassi cedole, più, diciamo, quella è la tua rendimento minimo della tua posizione, sostanzialmente. Protezione condizionata, quindi se a scadenza siamo sopra la barriera, il prodotto scade al nominale e paga l'ultimo premio. Se invece siamo sotto barriera, è commisurato l'andamento alla performance sottostante rispetto al valore di riferimento iniziale. Ecco, questi sono invece più, lavorano sulla volatilità a lungo termine, quindi bisogna avere un orizzonte molto lungo. I cash collect e gli autocall in generale, in realtà, sul mercato dell'utilità, visto che parliamo di volatilità, così una curiosità, sono stati molto rilevanti in passato, specialmente sull'Eurostoxx 50, perché di fatto era l'unico strumento che agiva così lungo sulla curva di volatilità, okay? Quindi tutti in quel caso vendevano la volatilità a lungo termine per fare questi prodotti. Di conseguenza c'era una situazione di depressione della volatilità, perché specialmente in Asia si usavano queste strutture in cui appunto erano le uniche strutture presenti su quella determinata scadenza di utilità, no? Prima ci sono le opzioni, poi ci sono le altri strumenti, sulla parte lunga c'erano solo i cash collect, ok? Quindi noi cash collect erano sono dei autocallable, specificamente in Asia, quindi questo è interessante. Anche questi strumenti quindi sono stati e sono per certi versi correlati a quello che succede nel mercato della utilità, visto che è l'argomento introduttivo. Abbiamo detto, tutti questi hanno, diciamo, capitale a rischio, giusto ricordarlo, quindi si investe semplicemente, si investe e bisogna essere anche pronti a sperare il capitale nel caso peggiore, specialmente i prodotti a leva. Diciamo, avrei finito, lascerei spazio per domande, non so se Pierpaolo vuoi aggiungere qualcosa. Ma io sì, sempre relativamente alla volatilità, io credo che questo sia stato un anno dove... probabilmente non è terminato, no, perché lo stiamo vedendo, un anno caratterizzato da una volatilità che ci ha insegnato come i certificati ne risentano in maniera determinante. Cioè, mi spiego meglio, io da tantissimi anni seguo questo mercato, chi mi conosce lo sa, dal 2002, e ci sono stati anche nel 2008 dei momenti di volatilità, forse i prodotti erano diversi, nel senso ce n'erano di meno, meno strutture. Però quello che abbiamo sempre raccontato è che bisogna imparare il funzionamento del certificato, il concetto di barriera, il sottostante come si muove. La volatilità sapevamo che era una variabile determinante, però non ti eri mai reso conto di quanto potesse impattare la volatilità sul prezzo del certificato. A marzo abbiamo, secondo me, imparato una cosa nuova. Perché? Perché ci siamo accorti che un certificato di tipo cash collect con una durata di 3 anni o 4, con una barriera meno 40%, il che vuol dire che il sottostante può perdere fino al 40% e non mi viene pregiudicata né capitale né cedole, con barriera europea, quindi osservata solo alla scadenza, con il sottostante a meno 20%, che quindi tu dici siamo ancora ampiamente dentro barriera, quel certificato, anziché quotare difendendo il capitale, quotava meno di 60. Ed era una situazione che è stata veramente anomala, tant'è vero che in questo periodo probabilmente abbiamo imparato tutti qualcosa, perché poi che... Allora, qual è il motivo per cui, soprattutto per chi non ha seguito, per chi conosceva meno? Perché la volatilità che è passata da mediamente un 20-25%, già alta, perché ricordiamo che nel 2019 era appiattita sul 15-16%, una volatilità che è arrivata all'80%, parliamo di VIX, ma su determinati titoli ha superato il 100%, ha inciso, adesso non si può fare una misura esatta, però immaginiamo una struttura di tipo Phoenix Cash Collect a 4 anni di durata, l'aumento della volatilità, quindi il vega negativo, in questo senso si dice, cioè la struttura risente negativamente dell'aumento della volatilità, di circa un 50% rispetto all'aumento della volatilità. Cioè, faccio un esempio, sale la volatilità di 10 punti percentuali, il certificato si deprezza di circa il 5%.
ovviamente questo ci si aggiunge anche la discesa del sottostante. Quindi quando si è passati con una volatilità da 20 a 80, cioè 60 punti di differenza, il certificato ne ha persi 30 solo per effetto della volatilità. Questo però ci ha innanzitutto insegnato quanto è più importante rispetto a quello che uno si potesse immaginare, ma ha anche creato delle straordinarie opportunità, perché in quel momento tu acquistavi a 40 un qualcosa che sulla base del sottostante valeva 100, perché eri ancora sopra barriera. E dal momento che a scadenza si guarda solo al valore del sottostante e non alla volatilità, erano delle ottime opportunità. Adesso è chiaro, io non mi auguro che si torni con quello scenario, perché è complicato da gestire, oltre che drammatico sotto tanti punti di vista. Però quello è stato un momento in cui chi aveva la consapevolezza di quello che sta accadendo ha fatto degli ottimi affari. Pertanto una volatilità in rialzo non si porta sempre dietro dei connotati negativi sul mercato. Per chi la sa utilizzare, per chi la sa sfruttare, porta anche delle opportunità. Perché chiaramente per chi in quel momento ha liquidità trova delle straordinarie opportunità. Chi è già dentro sa che la volatilità tende a normalizzarsi, perché poi se guardiamo il ciclo non si sta per anni e anni all'80%. Anche in questa fase l'80% è durato 2 settimane, 1 settimana e mezza. Poi già si è scesi a 60-50 per tornare a 30. Quindi quando si è lassù bisogna solo chiudere gli occhi e far finta che, ovviamente per farsi prendere al panico, non serve a nulla, perché a quel punto regali lo strumento quando la volatilità è così alta. Ecco, quindi io devo dire che pur seguendo questo mercato da tantissimi anni, in questo 2020 ho imparato io personalmente due cose che sapevo sulla carta ma non avevo mai toccato così con mano. Uno è quanto potesse incidere la volatilità, perché sinceramente ci era anche arrivata nel 2008 a livelli molto alti, ma è stata una crescita più graduale, perché c'era la crisi dei mutui subprime, si sapeva che c'era una difficoltà a livello economico mondiale. Qui è stato un panico, il panico vero e proprio. Quindi la volatilità, e l'altra riguardante i dividendi, anche se non era il tema di oggi, ma devo dire che un'altra cosa che abbiamo imparato è quanto siano fondamentali i dividendi nel momento in cui tu li stimi per la costruzione di un prodotto e poi a un certo punto te li cancellano non su una sola azione ma su un intero settore, quanto questi poi vadano ad incidere sui prodotti già esistenti e su quelli da fare. Quindi le due variabili che si raccontano sempre, volatilità e dividendi come componente dei prezzi e le opzioni, secondo me in questo 2020 hanno avuto proprio la loro massima espressione, no? Come incidenza. E quindi abbiamo imparato qualcosa. Chiaramente spero che non sia stata una scuola troppo onerosa per chi ha perso, purtroppo si è fatto prendere dal panico. Chi ha aspettato per ora ha rimesso in buona parte le cose a posto. Stefano, ci sono domande? Sì, esatto, ce ne sono tantissime. Infatti ringrazio le tante persone che sono presenti online, qualche centinaio, e anche in sala. Ma diamo la precedenza, magari se ne avete qualcuno in sala, e poi vi do, ce n'è una importante che ci ha fatto Giordano e che tengo pronta. Vediamo se ce n'è qualcuno in sala. Prego. Qual è la tendenza degli emittenti nei prossimi mesi nel proporre qui? Ma naturalmente allora, rispondi tu. Chiaramente noi comunque cerchiamo di, questa è stata una soluzione straordinaria, in cui comunque noi però credo che abbiamo fatto anche una missione di anche investment e di voti trading. Per noi è business as usual. Noi cerchiamo di fornire la più ampia gamma possibile, sotto le condizioni di mercato vigenti, ovviamente, per cercare di, come detto, essere appetibili in tutte le situazioni di mercato. Quindi chiaramente quello che gira, diciamo, negli sistemi, ce lo dice il mercato, ad esempio in questo caso, come ben detto, con la volatilità alle stelle, strumenti di che sono molto simili alle opzioni put, non gireranno mai, comunque sono molto costosi, che magari comprano put. Strumenti invece che possono avere barriera europea magari a più lunga scadenza magari girano un po' di più. Noi abbiamo fatto di recente, faremo un'emissione di cash collect eccetera, quindi di fatto noi continuiamo a fare le emissioni di sempre,
quello che chiaramente girerà nei sistemi da qui a un mese non glielo posso dire, nel senso che non sappiamo neanche noi. Quindi cerchiamo di trovare diciamo, il trade-off giusto tra quello che è appetibile a livello di parametri di mercato e quello che può interessare ovviamente all'investitore. Ma come abbiamo fatto in questi mesi? Se posso aggiungere io, a livello diciamo, un po' più specifico, senza entrare nel merito del singolo emittente, che naturalmente, però credo che nei prossimi mesi dipenderà molto proprio dalla decisione della BCE sul tema dividendi, se si riusciranno a trovare le condizioni per costruire ancora sui bancari. Perché ad esempio Intesa San Paolo, ricorderete per chi segue questo mercato, che era il titolo più o meno era sottostante ovunque perché garantiva alto dividendo e volatilità. Nel momento in cui per il 2020 il dividendo lo sospendi e ci sono ancora incertezze sul 2021, i nuovi certificati chiaramente hanno meno linfa a disposizione per poter far vivere il prodotto, anche se tu guardi a lungo, però nel breve non incassi nulla. E quindi i nuovi certificati su Intesa sono meno interessanti, tra virgolette, rispetto a quelli del passato. Quindi ecco, se la BCE dovesse sospendere anche per il 2021 il pagamento dei dividendi, immagino che sarà ancora facile eventualmente costruire su petroliferi, che sono in questo momento soggetti ad alta volatilità, e i dividendi continuano a pagarli, che sul settore bancario. Magari questo per dare un'idea delle tendenze. Poi a livello di prodotto... Diciamo che penso che per un po' sul mercato si saranno molto pochi. Esatto, infatti quello che stavo appunto invece traducendo da ciò che prima Lorenzo ha detto sul discorso delle put è che gli equity protection, il classico capitale protetto, è molto difficile da costruire. Anzi, guarda, devo dire che ne approfitto perché spesso la domanda che ci viene fatta anche alla nostra redazione è: ma come mai i certificati a capitale protetto sul mercato non riesco mai a trovarli di Societe Generale, degli altri emittenti non italiani, ma ci sono solamente di Intesa San Paolo piuttosto che di... Allora spieghiamo che non è una volontà, non è che Sogen non li vuole emettere, che chiaramente non potendo beneficiare del rischio paese, perché poi in questo caso si tratta di beneficiare, nel senso che se Sogen fosse un'emittente italiana, così come un BTP paga di più e un titolo di Stato francese paga di meno e un Bund addirittura è il rendimento negativo, ecco, è lo stesso discorso nella costruzione dei prodotti. Cioè un emittente non italiano ovviamente paga tantissimo per costruire un prodotto del genere, quindi diventerebbe poco attraente, cioè fatto da Sogen diventerebbe capitale protetto 80% o magari con durata 5 anni. Viceversa, l'emittente italiano in questo momento può pagare di più, ma semplicemente perché viene percepito in maniera più rischiosa dal mercato. Questo è il motivo per cui, senza entrare troppo nei tecnicismi del funding, però era per spiegare perché poi alla fine non si riusciranno a vedere degli emittenti non italiani e solo gli italiani continueranno eventualmente a farli. Anche se lì c'è poi un'altra tendenza. Per molto tempo questi strumenti a capitale protetto sono stati costruiti anche su indici azionari classici, adesso invece avrete notato che si utilizzano quegli indici con decremento fisso, perché il dividendo non c'è, te lo devi creare sinteticamente, no? Quindi questo è un po' per completare la risposta alle tendenze. E Stefano, invece, in sala, qualcun altro? Sì, era una domanda abbastanza strutturata e interessante che ti faccio, che vi faccio. Ci chiede appunto Giordano, a parte Mario che dice grazie dei consigli di Chedlab, si sono colte ottime opportunità nel periodo di picco della volatilità. Ecco, Giordano chiede più tecnicamente cosa accade ai cash collect se un sottostante subisce un aumento di capitale con conseguenze ribasso. Mi riferisco ai worst off, quindi una domanda abbastanza tecnica. Prego. Allora, lì fatto gli aumenti di capitale, quello che facciamo, quello che fa il mercato, ovviamente è aggiustare la barriera. Se di fatto la barriera è solita barriera si fa sempre scendere allo strike, quindi si aggiusta si aggiusta a seconda delle condizioni di, diciamo, dell'aumento di capitale. Quindi bisogna capire se c'è un diritto negoziato, come si tratta il diritto.
devo dire che specialmente in alcuni casi di aumenti di capitale non è che la prassi del mercato sia univoca. Può succedere che, ad esempio, se io vado sulla borsa derivati, non so, su Eurex, magari aggiusta in un modo, se io vado su l'IDEM, magari per lo stesso sottostante, aggiusta in un altro modo. È successo in passato. Quindi sono le operazioni in generale delicate. Quello che facciamo in generale, quindi senza tralasciando gli aspetti degli aumenti altamente elutivi, è rettificare lo strike per il valore K che verrà, se la rettifica sarà effettuata col valore K. Oppure si può creare l'altra alternativa che è stata usata in passata, è usare un basket di azione e diritto, okay? Se c'è un diritto negoziato. Okay? Quindi sostanzialmente si fa questo nella prassi di mercato. Chiaramente l'emittente ha interesse a lo spirito della rettifica è quello di sterilizzare i possibili eventi, renderla economicamente equivalente a quello che è successo prima, ceteris paribus. È chiaro che se poi dopo il mercato, dopo l'aumento di capitale, prezza il diritto molto grosso e magari l'azione molto bassa, quello non è una caratteristica, diciamo, dell'operazione di rettifica in sé, ma è un evento successivo dovuto magari a come è stato fatto aumento di capitale, le notizie che sono trapelate, eccetera. Quindi in generale si fa una rettifica sullo strike, sugli aumenti di capitale, che sono direi il caso più delicato, va comunque visto caso per caso, però in generale la tendenza è rettifichiamo lo strike in questi modi che abbiamo detto, oppure creiamo un basket. Benissimo, bene, allora io andrei in chiusura se voi volete, se no avete ancora un quarto d'ora, scegliete voi liberamente, così recuperiamo anche l'inizio. Ringrazio tutte le persone che sono collegate online, sono davvero tantissime, le persone in sala, vi ricordo che andiamo avanti per tutto il giorno con il live, però appunto lascerei poi anche i vari contatti e modi per poter avere più informazioni e per potervi appunto contattare. Sì, allora, sostanzialmente abbiamo il nostro sito, se volete, quindi è prodotti.societegeneral.it, dove ci sarà tutta la gamma aggiornata, e lì ci sono anche tutti i contatti, numero verde, eccetera, o il nostro indirizzo email se ci volete scrivere. Quindi vi invito a guardarlo, ci sono nuove missioni chiaramente in questi giorni, a guardarlo e usarlo in tutte le sue funzionalità. Sì, per quanto riguarda invece certificati.it, quindi il sito di riferimento per l'industria, totalmente indipendente, ma che comunque dà sempre informazioni. Poi abbiamo diverse iniziative, chiaramente, con Societe Generale, a partire dai nostri webinar mensili, che vi invito a partecipare, perché tocchiamo poi i vari prodotti che abbiamo visto oggi, li affrontiamo anche da un punto di vista più operativo. La scelta di oggi è stata volutamente più didattica per poi introdurre i vari strumenti che poi verranno affrontati appunto nei webinar. Quindi certificati e derivati.it, naturalmente poi la possibilità anche di richiedere eventualmente le password di utilizzo del CEDLAB, che è la piattaforma di analisi del mercato dei certificati. Però ecco, questi un po' i contatti. Se non ci sono altre domande, non so per quanto... Possiamo anche testare. Sì, esatto. Possiamo poi proseguire anche per iscritto, appunto, contattandovi direttamente per le varie domande. Io vi ringrazio, è stato davvero molto interessante, anche molto seguito. Grazie. In sala. Ringrazio anche le persone in sala e soprattutto quelle da casa, invece rimanete collegati perché andremo avanti per tutto il giorno. Quindi di nuovo grazie a tutti.